Buongiorno e ben ritrovati con il telegiornale di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire dal ferimento di due giovani che sono stati gambizzati ieri sera a Roma, nei pressi di Via Casilina. Si tratta di due cittadini albanesi di 26 anni con precedenti per droga e, come detto, sono stati gambizzati mentre erano a bordo di un'auto a noleggio. I fatti sono accaduti all'altezza della borgata Finocchio. I due non sono in pericolo di vita e avrebbero riferito di essere stati affiancati da una macchina con a bordo un uomo che è sceso e ha sparato. Almeno 4 i colpi esplosi. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Frascati. Sempre a Roma, neanche riaperto, che torna a far parlare di sé la discoteca in zona Flaminio, che era stata chiusa per 8 giorni con provvedimento del questore. Infatti due ragazze sono state soccorse nella notte tra sabato e domenica perché hanno riferito di essere state ferite con un oggetto appuntito mentre ballavano in pista. Le giovani sono state portate in ospedale e non sono in gravi condizioni. E alla CPR di Ponte Galeria sono tornati a protestare gli ospiti della struttura. Sempre nel pomeriggio di ieri, alcuni di loro hanno dato fuoco ai materassi, mentre all'esterno c'era un presidio di solidarietà ai migranti che si trovavano nella stessa struttura. Durante il sit-in è stata esplosa anche una bomba carta che ha dato fuoco alle sterpaglie in una strada limitrofa alla struttura. Sul posto la polizia. La situazione è poi tornata alla normalità. Un mese fa, nello stesso CPR, un giovane di 22 anni originario della Guinea si era tolto la vita impiccandosi. Da ieri pomeriggio è nata una nuova allerta meteo di colore giallo per pioggia sulla regione Lazio. La stessa è stata diramata per 18-24 ore e prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio temporale, con quantitativi cumulati deboli fino a puntuali, puntualmente moderati. Per il calcio niente da fare per il Frosinone, che pareggia 1-1 contro il Lecce nello scontro diretto per la salvezza della 27esima giornata. I ciociari passano in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a Khedira, che mette dentro un pallone arrivato da un'uscita bassa del portiere avversario Falcone. Il pari salentino arriva a metà ripresa sul calcio di rigore segnato da Krstovic, che batte Cerofolini dopo che l'arbitro guida aveva fatto ripetere il penalty precedente sbagliato in quel caso da Rafia. Al momento della battuta c'erano infatti dei giocatori in area di rigore. Il Frosinone con questo risultato sarà a 24 punti, il Lecce a 25, nel finale traversa colpita da Gelli. Abbiamo così il TG di Canale 81 Lazio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi notiziari.